Carissimi utenti, benvenuti a tutti al Cartoon di Stabil. Siamo per assistere alla sesta edizione del Memorial, dedicato a Carmelo Melito. Nella partita augurale vedremo in opera il team Enzo Norcia contro il team Antonio Pucci. Vi ricordo le casacche. Il team di Enzo Norcia si presenta con la casacca verde, invece il team di Antonio Pucci si presenta con la casacca arancione. Tra qualche istante il direttore di gara fischierà il calcio d'inizio e, come dico sempre, facciamoci foggia e giochiamo 20.000 megatoni e soprattutto giochiamo col crimine. Stefano ne approfitta, occhio, nulla di fatto. Antonio recupera una sfera invitante, tenta il tiro da fuori, è incredibile, il team Antonio Pucci passa subito in vantaggio. Il team Enzo Norcia prova a risalire con Loris che è marcatissimo, cerca di smarcarsi, tende l'incursione, occhio, ma Bancone intuisce tutto. Occhio raga, Antonio ci prova, ma Domenico lo ferma sul più bello. Team Antonio Pucci si presta, batte un calcio d'angolo, scambio per Cristian, Cristian è marcato, la butti in mezzo per Antonio, Antonio tende un velo per Giuseppe, Giuseppe tende la botta da fuori, nulla di fatto ragazzi. Il team Enzo Norcia prova a partire con Dario, che trova l'uomo libero sulla fascia, sta avanzando, è molto marcato, lo scambio per Stefano, Stefano ci prova, ma Bangoni nega il gol. Stanno a centrocampo, lo scambio per Loris, Loris sta cercando di far salire la squadra, lo scambio per Domenico, che è solito glielo dà a Stefano, che è molto marcato, cerca di smarcarsi a tutti i costi, prova a salire, lo scambio per Raffaele, Raffaele ci prova, ma Bangone risponde bene alla chiamata. Il team Antonio Pucci prova a ripartire dalle retrovie con Virgilio, che la scambia per Antonio, Antonio sta salendo, si sta facendo minaccioso, lo scambio e Vittorio innega un gol quasi certo. Enzo sta provando a salire, è inarrestabile, occhio, rimpallo, lo scambio per Stefano, l'appoggio per Pino, Pino ci prova, nulla di fatto. Il team di Antonio Pucci si sta prestando a battere un calcio di punizione con Virgilio, nei pressi del centrocampo, lo scambio per Peppone, Peppone mette una bella palla in mezzo, sta temporeggiando, è marcatissimo, non riesce a trovare lo spazio giusto, occhio, arriva Cristo che prende l'iniziativa, nulla di fatto ragazzi. Enzo si accinge a battere una rimessa laterale, scambio con Pino, Pino tende dalla distanza, palo, incredibile! Raga, occhio raga, Antonio ci prova, incredibile, Antonio segna ancora! Loris intercetta la sfera, tenta lo sprint, tenta il tiro, ma Bancone devia in angolo. Vittorio prova a salire, occhio raga, tenta il tiro da fuori da lontanissimo, nulla di fatto. Team di Enzo Norcia si propone con Vittorio che mette una bella palla lunga per Enzo che si inserisce in mezzo, occhio, ma Virgilio intuisce tutto. Vittorio intercetta un pallone, avanza lo scambio con Loris, Loris si gira, tende il tiro e gol! Il team Enzo Norcia accorcia le distanze, ragazzi. Tra qualche istante il direttore di gara fischierà alla fine del primo tempo che si conclude sul 2-1 per il team Antonio Pucci. Tra qualche istante il direttore di gara fischierà l'inizio del secondo tempo. Il team Enzo Norcia si sta preparando per un calcio d'angolo, la battuta a Loris che scrive per Raffaele, Raffaele ci prova però nulla di fatto. Cristo prova a smarcarsi, la controlla, la stoppa, la controlla ancora, tempo regge, occhio, tende lungo, si inserisce in mezzo, occhio, però Stefano capisce tutto, pallone che arriva nelle due di Pino, che l'appoggia per Loris, Loris ci prova, nulla di fatto. Cristo l'aggancia, tende il tiro da fuori, nulla di fatto. Pino prova a domesticare la sfera, tende il tiro da fuori, nulla di fatto. Il team Antonio Pucci prova a salire con Virgilio che la passa Antonio che riscambia, la recupera, tende il tiro, però Raffaele devia in angolo. Il team Antonio Pucci sta salendo con Giuseppe, Giuseppe tende il tiro da fuori, però Stefano devia in angolo. Il team Enzo Norcia prova a salire con Pino, sta avanzando, sta cercando l'uomo giusto, l'appoggia per loro, se non ci prova, ma Bangone disinnesca la minaccia. Poi si presta a battere una rimessa laterale, appoggia per Pino, Pino ci prova! E il team Enzo Norcia raggiunge il pareggio, grandissimo gol di Pino! Team Antonio Pucci riparte con Virgilio che la stoppa, la temporeggia, la passa per Peppone che stavolta lo scambia per Antonio, Antonio sta avanzando, occhio, nulla di fatto. Si riparte da Virgilio, lancia una bella palla lunga per Antonio, Antonio ci prova, nulla di fatto.
Virgilio presta a batte un calcio di punizione, l'appoggio per Cristi, gli mette una bella palla lunga, occia raga, occia tira, deviazione, Antonio tiene la replica, ma Enzo spazza fuori. Il team Antonio Pucci si presterà a battere una rimessa, la battuta Cristi, sta cercando l'uomo giusto, la da Antonio, è marcatissimo da Enzo, cerca di smarcarsi, 1-2, occia tira, nulla di fatto ragazzi. Peppone si presterà a battere un calcio d'angolo, vediamo le sue intenzioni, occia raga, diretti in porta, ma Dario spazza via. Tra qualche istante il direttore di gara fischierà la fine della partita, partita che si conclude 3-2 per il team Enzo Norcia. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Hola!